premio speciale emozioni, questa bellissima silloge di Giovanni Mazzei, adolescenza femminile. Giovanni, benvenuto. Grazie, grazie mille. Adolescenza femminile, sembra un paradosso. E nasce? Allora, innanzitutto ringrazio lei, Presidente, la giuria, il Maestro Perri, per questa bellissima serata che stiamo vivendo davvero fino alla fine con voglia, con passione, con tanto entusiasmo. Bene, adolescenza senile, già questo titolo lo stava dicendo lei, è quasi un contrasto, è uno ossimoro. Eppure non è il solo ossimoro presente in questo libro, perché è un'opera d'esordio, però è un tuffo nel passato. Perché tutte le poesie contenute in quel libro sono state scritte durante la mia adolescenza, in un periodo d'età quindi che va dai 14 ai 17 anni. Diciamo, facendo la media, sono le poesie di un quindicenne. Sono raccolte lì perché sono state sempre messe da parte, in un cassetto. E perché sono state messe da parte? Perché la poesia all'epoca non era sprofanata come ora. Soprattutto per una persona come me che frequentava la ragioneria, la poesia era qualcosa da tenere quasi nascosta per non essere derisi. Provare emozioni, scrivere poesie, essere appassionata alla letteratura era qualcosa da tener celato la maggior parte delle persone, e dunque io l'ho messa da parte. Ora invece, come diceva anche lei, come ho fatto nell'introduzione, come ho scritto, tutti vorrebbero saper ben scrivere, tutti vanno alla ricerca di aforisti.it facendo la fortuna di Caramagna, così, però non è facile saper scrivere, e io quindi ho voluto tirar fuori quelle poesie per riconciliarmi con me stesso, per riconoscere quella parte di me che avevo abbandonato da tanto tempo e che invece sentivo che era il caso di tirar fuori e far vedere un pochino a tutti quell'animo che aveva scritto questi componimenti. Sì, perché e ci sei riuscito benissimo, perché quello che dicevo io oggi, più che altro la prosa è prosa e dicono che è poesia, raccontano la storia attraverso la poesia, che si può anche raccontare. Però non bisogna perdere di vista quella che è la metrica della poesia. Io se posso aggiungere, credo una cosa, nella prosa è importantissimo ovviamente la narrazione, il detto, la parola. Nella poesia tante volte è più importante il non detto, il silenzio, quello che la poesia riesce ad evocare, che riesce a materializzare nell'ombra, ancor più della parola scritta sul foglio. Penso che questo sia fondamentale. Sei giovanissimo, sei bravissimo, è veramente complimenti. Premia Maria Mollo, leggi tu la motivazione. Complimenti per la motivazione. Sono di Antonella Tocci. Silloge nella quale sono raccolte poesie suddivise in sezioni apparentemente distinte, composte nell'arco temporale che va dai 14 ai 17 anni dell'età dell'autore. Versi acerbi e incerti che diventano maturi in un crescendo di consapevolezza, che sanno evocare con la leggerezza dell'adolescenza e la malinconia senile, la profondità, le esperienze e le contraddizioni di una giovane vita. Giovanni Mazzei ci fa entrare all'interno del suo mondo poetico con semplicità. I suoi pensieri volano fuori da una finestra e arrivano al lettore con un suo timbro d'abbraccio al mondo. Io devo dire una cosa, complimenti. Io devo dire, devo ringraziare ancora una volta, devo dire, bravissimi i miei giurati, perché io sto notando che quello che dice l'autore poi lo ritrova scritto nella motivazione. Quindi questo fa capire che c'è stata una valutazione veramente attenta delle opere. Per cui non è che li premiamo e facciamo un giro largo che non ci capiamo niente. No, siamo preparati perché abbiamo studiato, abbiamo letto, abbiamo valutato. Quindi complimenti ai miei giurati. Io non sono in giuria, però sono supervisore. Io leggo i libri come loro, solo che poi mi astengo dal dare voto. Io penso sono... Sì, diciamo. Che poi vengo bene spontanei, io vengo a parlare con una cosa. Io ve le ho fatte. Allora, grazie Giovanni. Sì.
Allora, io sono di Lamezia Terme e sono presidente di un'associazione che si chiama Dorian, riprendendo il nome di Dorian Gray, La cultura rende giovani, perché ho sempre creduto che la gioventù non sia un fattore anagrafico, bensì culturale. Ci sono tanti ragazzi che, pur essendo giovanissimi, sono già vecchi fondamentalmente, e ci sono tante persone più in là con l'età che sono invece sempre giovanissimi, e devo dire che soprattutto il poeta Gaetano mi ha dato dimostrazione che quello che dico da tantissimo tempo è pura realtà. Quindi grazie mille anche a voi.